Ciao a Ciao amici, tutti questo nuovo ragazzi, video. È benvenuti sul successo che canale di praticamente questo. è successo che praticamente su Pumpling c'era di nuovo l'offerta 3 magliette 10 euro ciascuna, no? E quindi abbiamo fatto un altro ordine come l'altra volta, ma peggio, perché questa volta abbiamo preso 3 magliette ciascuno. Allora, io vorrei dire una cosa a Pumpling. Perché le magliette che piacciono a me sono sempre tutte nere? Io voglio come lui che le trova tutte belle colorate. Accidenti. Ma se non bisogna pigliare roba di Harry Potter, No, non ho preso naturalmente. solo roba di Harry Potter. Comunque, poi non è che devi fare spoiler sui miei acquisti, scusa. Deprimente, nera. Non è colpa mia. Poi, comunque, mi sono accorta di una cosa che praticamente con i punti si può avere uno sconto. Io non l'avevo capita questa roba qua. E infatti abbiamo un grandissimo sconto perché su tutto avremmo dovuto spendere 90 euro, 95, e invece ne abbiamo spesi 50. Sì, così. 56,01, Sì, però anche sei quel piccolo magliette, 9 euro centesimo. l'una, dai, è buono. Beh, anche 10 euro l'uno va più che bene, considerato che ne costavano tutte 16,90 euro, tranne due che erano 13,90 euro. Scusa, cioè, vorrei fare i complimenti, ha fatto un foglio solo per mettere il totale, va bene. Posso vedere? Puoi vedere tutto quello che vuoi. Allora, questa secondo me è mia, questa secondo me è mia, questa secondo me è mia. Però queste secondo me sono tue. Ok, le mie costano di più. Certo, è ovvio. Queste sono mie. Queste tre sono mie e queste tre sono Allora tue. facciamole Vuoi vedere iniziare da te? rapidamente. Oh, Inizia tu, che inizia tu. bellissimo! Inizia tu, inizia tu, inizia tu. Bellissimo! Allora, diciamo che tiro fuori tutto. Visto che ha subito fatto lo spoiler, sì, una effettivamente è di Harry Potter, peraltro. Ah, non c'è il coso. Peraltro, sono dovuta andare a controllare sulle magliette, cioè tra le magliette che avevo nel cassetto per essere sicura di non prendere un doppione, perché è simile a quella che avevo preso l'altra E quindi volta. Oppure potrei prenderne una diversa. no. È un misto fra quella di Piton che ho preso l'altra volta e quella di Alice nel Paese delle Meraviglie, perché se vedete c'è il cervo. C'è il cervo, poi c'è il castello lì in sfondo e loro sono loro tre sul libro aperto. È bellissima, Chi mi sono loro piace un tre? s... Per chi non lo sapesse. Mi rifiuto. E poi tra l'altro, reggimela così un secondo per favore. Beh, anche una manica sola se vuoi. Tra l'altro, se notate, il modo in cui è bilanciato tutto il disegno sembra fare proprio i doli della morte, perché questo sembra un triangolo con questa linea nel mezzo che fa la bacchetta e questo cerchio bianco che sembra fare la pietra della risurrezione. Bellissimo. E qua c'è il gufo, i boccini, due boccini, non si sa perché, e una saietta della cicatrice di Harry. Come mai È Harry è bellissimo. sfregiato sulla testa? Senti, queste domande avevano senso negli anni 90, adesso no. Quindi. Poi la seconda Quindi dobbiamo tirarla fuori dai sacchetti? è sveglio, Non poi bisogna metterla dentro. mi sarebbe messo via lui. La seconda ho dovuto prenderla perché già l'altra volta volevo una maglietta di Mulan, ma ce n'erano solamente due e non mi piacevano. Questa volta ne ho trovata una che è stupenda e ho detto: non me ne frega niente, io la voglio. E quindi ho anche la mia maglietta di Mulan. È bellissima con Mushu sulla spada. Che Mushu. Bene. Io adoro Mulan, è tipo la mia principessa preferita. È bellissima. Bellissima. Peccato solo che siano tutte nere. Cioè, in realtà, no, perché la terza non è nera. Con la terza avevo un dubbio tra questa e un'altra. Ma Joe mi ha. No, era blu. Ma Joe mi ha detto: no, questa è più bella perché c'è il disegno davanti e di dietro. Va bene, allora prendo questa che c'è il disegno davanti e di dietro. È tipo azzurrina, no, azzurrina, bluette. Che ha appunto questo fiore qui davanti. E poi dietro c'è una geisha che fa il bagno. Adesso io non so se è ispirata a qualcosa nello specifico, so che mi piaceva un sacco. C'è di nuovo un richiamo alla grande onda di Hokusai. C'è la carpa fortunata lì, come si dice. E niente, cioè io queste stampe giapponeseggianti, cioè le adoro, non capisco più niente quando le vedo, sono troppo belle. Già di solito non è che capisci tanto, però. Detto da uno che chiede se deve tirarle fuori dal pacchettino, insomma, forse devi Attraverso il cielo. tirarle Allora, vi mostro adesso quelle che sono le mie fuori. Allora, ne ha bellissime. presa una che io speravo tanto la prendesse, cioè non l'avrei mai detto che l'avrebbe comprata, però speravo tanto perché è troppo carino. Eccolo qui, la maglietta con Baby Yoda. Guardate che bella. Baby Yoda. Adopta questo Jedi. Baby Yoda è molto carino.
Ok. È molto carino, molto Tutto molto carino, carino. ma se ve lo voglio Poi la mia seconda maglietta, che cosa sarà mai? Vediamo che una cosa. cosa di quelle allegre, come sempre. Quella è allegra. È un incrocio tra. Avete presente Joaquin Phoenix in The Joker? Avete presente un gatto? Soprattutto avete presente un gatto. Ecco, un incrocio è il gatto Joker in sostanza, su uno sfondo bello violetto Tira su, che si ricorda un deve po' vedere la il maglia disegno, della non il Fiorentina. collo. E c'è questo gatto che Che nella balla. posa tipica del Joker Quando balla. quando balla. È molto È bella molto l'idea balla. di gattizzare The Joker. Ce n'era un'altra, sempre con il gatto, mi sembra, sempre che richiamava il Joker, che diceva "Why so serious?" perché mangiava la ciotola di cereali. Quella è bellissima, quella Anche per me questa è bella. piaceva un sacco. No, Perché non escludo di prenderla in futuro. Già ti sto dicendo che spenderemo altri soldi su Pantheon. Tanto su e poi magliette, insomma. terza e ultima È maglietta, bellissima. sempre una citazione cinematografica, E da non chi solo. invece di non so, non, è cartone animatografica pure. Su sfondo rosso, Kill Bill, incrocio tra Kill Bill e Bip. Bip Bip, il nemico giurato di Willy il Coyote. È molto bella, vedete, c'è Will Coyote con l'abito quello Giallo. giallo che vestiva Uma Thurman nel film. C'è pure la spada katana giapponese. Concia pure. C'ha Concia! pure la katana. È molto bella anche questa, molto molto carina. Sì, io invidio il fatto che tu le trovi colorate. Ma c'erano anche per te, se continui a pigliare sta roba deprimente Ma all'epoca. non è colpa mia, si sono tutte nere, Ti manca solamente l'uomo nero. Era tutta nera perché era nero lo sfondo e nero pure l'uomo. Mi dico, c'è una maglia tutta nera. E la foto, è ritratto l'uomo nero, tutto nero sullo sfondo nero. Una battuta del va bene, fateci sapere se vi sono piaciute le nostre magliette. diteci qual è la vostra preferita. Se siete anche voi amanti delle magliette della Pampling. E se siete arrivati fino a qui, dite calzettoni. Perché così non potete parlare. Uno dice il video sulle magliette, diranno sicuramente magliette, invece calzettoni, giusto? Perché mi guardi come se fossi un pazzo. Va bene, vi salutiamo, alla prossima. Ciao.